Buongiorno. Uno dei temi che gli studiosi dell'arte si trovano a dover affrontare, trovandosi ovviamente in disaccordo sempre, è il tema della bellezza, cioè il tema del valore estetico. È stato detto che una cosa brutta rappresentata in pittura diventa bello, diventa bella. A mio avviso questa affermazione è vera solo a metà. Diventa bella nella misura in cui apprezziamo l'opera professionale del pittore, che la rappresenta bene. Ma se per bello intendiamo anche il rappresentato, il contenuto dell'opera, allora il discorso è meno certo che una cosa rappresentata diventi bella. È bello il quadro com'è realizzato tecnicamente, ripeto. Se noi, poi c'è un'altra distinzione, se noi consideriamo per esempio i contadini ritratti nei villaggi di Bruegel con queste facce scavate, spesso deformi, spesso con escrescenze sul viso, ecco, in questo caso la bellezza c'è tutta. Perché questi dati non sono fini a se stesse, ma sono la rappresentazione, oserei dire, sociale, storica, di una realtà che ai tempi di Bruegel era reale. Quindi il fatto di rappresentare questa realtà ha un senso perché la colloca in un contesto. Altra cosa, a mio avviso, sono per esempio i quarti di bue sanguinanti di Bacon, appesi. Ecco, qui esiste solo l'apprezzamento nella capacità pittorica, perché questi quarti di bue non rappresentano nulla. È un esercizio di bravura che può essere tranquillamente apprezzato. Ma di lì a dire che diventa bello, questo non mi azzarderei. Quindi ecco che il discorso sulla bellezza e sulla bruttezza in arte è un discorso che finisce per essere di lana caprina, perché quando per esempio un moralista che voglia affrontare la questione potrebbe sostenere, a mio avviso con una certa plausibilità, che la sensibilità estetica e la valutazione complessiva di ciò che viene rappresentato da parte, per esempio, di un masochista, di un sadico, di un pervertito, sarà diversa da una persona retta e virtuosa. Ora, siccome in questi ultimi, l'ultimo secolo, diciamo, e si è andato orientando l'idea peregrina per cui le cose normali, dicevo, il virtuoso, la persona per bene, hanno una connotazione negativa, sono ipso facto ipocriti, coloro i quali, le persone per bene, sono ipocriti. Cioè, si andrà a vedere se sono veramente per bene, questo è un altro discorso, ma se sono effettivamente per bene, perché devono essere definiti ipocriti e banali? Però questo è l'orientamento generale, specialmente della cultura. Quindi è chiaro che in quest'ottica, in questa visione, si ribaltano i valori. Oserei dire che oggi si sono già ribaltati. Perché sempre facendo capo a un supposto moralista potrebbe sostenere anche qui con una certa ragione che una bruttura interiore esprime una bruttura.
Non è detto che una bruttura interiore non si esprima in altrettanto significato di negatività. E questo potrebbe spiegare in un certo senso molta arte contemporanea, molta arte moderna. Ora, il discorso del bello, dell'esteticamente apprezzabile, sappiamo che le avanguardie lo hanno rifiutato in toto, con argomentazioni a mio avviso abbastanza spurie, perché poi in realtà un conto è contrastare un qualcosa che noi non condividiamo con strumenti adeguati, ma se per esempio affrontiamo una conversazione, una discussione e a un certo punto ognuno resta sulle proprie posizioni o addirittura una delle due parti rifiuta di proseguire il discorso, è chiaro che non si arriva sicuramente a una qualche conclusione. E questo è quello che è avvenuto nell'arte. Cioè, gli artisti cosiddetti d'avanguardia non hanno affrontato effettivamente le ragioni per cui determinate forme estetiche debbano o possano essere rifiutate. Le hanno rifiutate in toto e basta. Quindi è una motivazione, anzi non è una motivazione, è un atteggiamento apodittico che non spiega nulla, quindi lascia un vuoto in questa giustificazione. Lascia un vuoto che però viene ricoperto poi da quello che noi vediamo e sappiamo, perché forse potremmo parafrasare il famoso detto: la natura non tollera vuoti, forse anche il mondo dell'arte non tollera vuoti. Per cui a un certo momento ecco che affiorano delle realtà dall'arte camp all'arte kitsch. Ho citato più volte George Lucas, il quale sosteneva che l'uomo moderno ama il kitsch, acquista il kitsch perché è kitsch. E io condivido perfettamente questa opinione. La condivido perché la vedo realizzata. Quando per esempio si vedono mostre nelle quali viene messo una sorta di purpurì tra fumetti, tra sculture che sembrano nani da giardino, cioè un po' di tutto, qualche perplessità credo sia legittima. Quindi il brutto in arte ha, e qui veniamo a un altro aspetto, due orientamenti. Il primo è brutto e basta, che però può essere realizzato benissimo. Facevo riferimento alle opere di Bacon, o anche potremmo citare le pitture di Freud, che rappresenta questi vecchi decadenti, questa carne caduca, queste forme in disfacimento, con grandissima sapienza pittorica. In questo caso il brutto è giustificato, tanto perché è reale e poi perché è collocato in un contesto che in qualche modo purtroppo ci riguarda tutti. Ma non è invece giustificata la forma di arte che non rappresenta il brutto, molto più gravemente rappresenta il banale, i famosi nani da giardino di Jeff Koof, la commistione tra tutto, cioè tra i fumetti e tutto quanto, valorizzato in un certo modo, presentato come forma d'arte. Per carità, nessuno può e vuole censurare nessuno, ma è un fatto che in questo modo si accredita un'idea d'arte che definire generica è quantomeno concesso. Ora, è chiaro che se noi disquisiamo perché per esempio si creano le opere d'arte, questo è un tema apparentemente banale, ma è tutt'altro che banale, ed ha anche qui un risvolto, cioè l'essere umano vive in una situazione di precarietà costante, inconsciamente è consapevole, scusate il gioco di parole, cioè è consapevole inconsciamente di questa sua
difficoltà di vivere in questo suo futuro incerto, nelle ragioni vere, profonde dell'esistenza di ciascuno di noi. Se voi vi provate a riflettere, non attribuite poi a me la colpa del mal di testa che potrebbe sopravvenire, ma se voi provate a riflettere qual è effettivamente la ragione della vostra vita, credo che se il quesito è posto seriamente si ha una certa difficoltà a dare una risposta. Di solito la spiegazione è nella proiezione verso altri. Vivo perché c'è questa persona che amo, perché ci sono figli, nipoti, madre, nonna, eccetera. Quindi proiettiamo nel nostro entourage familiare, poi su amici, eccetera, le ragioni e la giustificazione della nostra vita, il che può essere plausibile, ma è un modo, a mio parere, di sfuggire il problema, perché diluire il nostro problema dell'esistenza in un contesto nel quale viviamo non è una risposta, è una via di fuga plausibilissima, ma non è una risposta. Quindi, voglio dire, quando noi l'arte invece è un tentativo di risposta, è un tentativo di giustificazione. Non a caso l'arte viene accostata, veniva, oserei dire, forse più corretto, veniva accostata spesso alla religione e alla magia, che sono altre forme di compensazione e di rassicurazione sulla nostra difficoltà di vivere. Cioè la religione ci fa sperare in un'ultra vita, nella vita che verrà dopo la morte, eccetera. La magia ci lascia immaginare mondi sconosciuti e ci dà delle giustificazioni piuttosto scure e francamente poco credibili, temo. In ogni caso sono forme di evasione, una sorta di fischiare nel buio che gli esseri umani fanno per affrontare la realtà che spesso trovano difficile. Cioè il famoso mestiere di vivere di Cesare Pavese, che trovano difficile. Quindi l'arte, quando noi riusciamo a immergerci in un'opera d'arte e questo ci trasporta e ci dà una forma di estasi, famoso sindrome di Stendhal, è un qualcosa di sublime. Temo che questo tipo di reazione, questa sorta di sindrome non sia più realizzabile nell'arte contemporanea, perché quando vediamo un ready made o cose di questo genere non credo che ci sia molta difficoltà a lasciarsi trascinare e a vedere uno spiraglio di sublime. Quindi siamo ben fermi sulla terra e qui ritorniamo al discorso di quello che siamo interiormente, cioè la nostra l'assimilazione tecnologica. Non c'è una persona che non abbia in mano il telefonino 24 ore al giorno. Il nostro vivere in una situazione di alienazione tecnologica e si traduce poi anche in arte tecnologica. È una conseguenzialità ordinaria. Quindi, quando l'arte non esprime più questi valori di sublimità, esprime valori di concretezza, che però sono concretezza del nulla, anche qui un ossimoro. Concreto di cosa? Se noi per esempio avessimo modo, ammesso che qualcuno abbia interesse a farlo, di ascoltare una, 10, 100, 1000 conversazioni sul telefonino che tutti fanno, tutti noi facciamo sui mezzi pubblici, per strada, in qualsiasi posto, scopriremmo di una con discussioni al 90% di una banalità mortale. E però intanto continuano, come per esempio sono di una superficialità e di inconsistenza incredibile ciò che si scrive sui network, le frasi
tra l'altro abbreviate, non capisco perché, questi neologismi un po' raccogliticci. No, tutto questo cosa ha a che vedere con l'arte? Ha a che vedere che tutto quello che noi assimiliamo fa di noi quello che siamo, di tutti noi, quindi anche dell'artista. Quindi che gli artisti ricorrano alla tecnica per realizzare le loro opere è del tutto conseguenziale, oserei dire inevitabile. Che poi sia positivo, questo è un altro discorso. Quindi siamo partiti dall'arte come rappresentazione estetica e cognitiva e arriviamo all'arte come rappresentazione tecnologica e riduttiva, oserei dire, in una realtà molto molto circoscritta. Quindi senza coltivare fantasie di universalità dell'arte, che forse non è mai stata nella misura in cui veniva espressa, sicuramente oggi questo discorso dell'universalità dell'arte, quando viene ancora tirato in ballo, è assolutamente decettivo, non è assolutamente reale, perché non c'è nulla ci sono addirittura in temi di globalizzazione, ci sono addirittura degli aspetti assolutamente autoctoni che poi vengono accettati senza essere capiti, come spesso accade. Per cui queste forme di espressione che vanno generalizzandosi alla fine rischiano di essere un qualcosa di un linguaggio muto, oserei dire, cioè un linguaggio che non dice nulla, che non comunica nulla, che non ha più nessuna pregnanza estetica e cognitiva, è semplicemente una produzione di oggetti e di cose e di assembramenti, ancora peggio, di cose, no, che viene valorizzato, che viene messo in rilievo dalla comunicazione. Qualche critico di questi nuovi arrivati che cerca di creare un proprio spazio di credibilità attraverso la valorizzazione di queste nuove forme di espressione, però in realtà non riesce sicuramente a dare un significato a cose che non ce l'hanno. Uno dei tentativi per dare un significato all'insieme è ridurre l'arte a comunicazione, cioè non più isolare l'arte come fatto estetico preciso, con una storia, un'epistemologia, ma diluirla nella più generale comunicazione. E questo è già avvenuto. Questo è già avvenuto. Ovviamente poi bisognerà stabilire a cosa è servito, se effettivamente questo non ha tolto ogni specificità, sicuramente questo è avvenuto, ma anche ogni valore, un qualcosa di significativo che queste forme di comunicazione possono contenere. Alla fine, così come l'arte non esprime più nulla, la comunicazione fa altrettanto. Se noi, per esempio, per banalizzare il discorso e renderlo semplice, ascoltiamo un telegiornale, noi vediamo che per settimane vengono ripetute le stesse cose, gli stessi episodi, gli stessi eventi. Il telegiornale come una forma di telenovela. Ecco, questa è la forma della contemporaneità. Abbiamo bisogno sempre di riempire i vuoti, di giustificare tutto. Che poi questo avvenga e abbia una qualche positività, avrei qualche dubbio. Mi fermo qui, lascio a voi queste mie opinioni per quello che valgono e ciascuno trarrà le conclusioni che crede. Buongiorno.